Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Hello everybody, welcome back to my channel. If you're not Italian, just turn on subtitles. Attivate i sottotitoli se non siete italiani. Allora, oggi prepariamo degli squisiti involtini di pesce spada. Ringrazio per la realizzazione di questa ricetta mia zia Marisa, che ha realizzato questo video per noi. Ci occorrono 1 chilo di fettine di pesce spada, capperi, un 70 grammi, 80 grammi di pinoli, pan grattato quanto basta, 100 grammi di formaggio grattugiato, prezzemolo, sale, un limone e 100 grammi di provola. La prima cosa che dovremo fare sarà fare un bel trito con i capperi, che abbiamo sciacquato abbondantemente sotto acqua corrente, i pinoli e il prezzemolo. E tritiamo utilizzando un mixer. A questo punto prendiamo una scodella e uniamo il pan grattato con il nostro trito di prezzemolo, capperi e pinoli. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato tipo parmigiano o grana padano. Tritiamo finemente l'aglio al coltello oppure potete utilizzare uno schiacciaaglio. Aggiungiamo 2 o 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva e lavoriamo il composto con le nostre mani per amalgamarlo. A questo punto prendiamo la nostra fettina di pesce spada e con un coltello andiamo a togliere la pellicina intorno. In questo modo. Prendiamo adesso il limone, lo spremiamo, aggiungiamo una tazzina di olio extravergine di oliva e con una forchetta andiamo a creare un'emulsione. Aggiungiamo un pizzico di sale e continuiamo ad emulsionare. A questo punto dobbiamo irrorare le nostre fettine di pesce spada all'interno della nostra emulsione al limone, per poi impanarle con la nostra panure a base appunto di pan grattato, capperi, aglio, prezzemolo e formaggio. Farciamo con pezzettini di provola, richiudiamo su se stesso, facendo poi un po' di pressione con le nostre mani in modo da far mantenere la forma. In questo modo. Continuiamo così per tutti i nostri involtini.
Dopo aver arrotolato gli involtini, ne prendiamo 4 e li infilziamo con uno stecco. Riponiamo nella teglia . Versiamo un filo d'olio in superficie e sono pronti per andare in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed eccoli qui, i nostri involtini di pesce spada sono pronti per essere gustati. Sono davvero molto teneri e golosissimi. Se vi piace il pesce, non potete non prepararli. Andiamo adesso a vedere anche l'interno. Guardate quanto sono teneri. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordate di lasciare un like a questo video, di condividerlo con i vostri amici e se non siete iscritti, iscrivetevi. È importantissimo, bisogna sempre attivare la campanella in modo che riceverete tutte le notifiche. Mi raccomando, controllate, perché ho appena notato che siete davvero in pochi ad aver attivato la campanella su tutte le notifiche. Bene, vi mando un bacione, ci vediamo presto nella prossima video ricetta e vi lascio le immagini degli altri video che ho caricato sul canale. A presto, ciao a tutti e buona giornata!